Salve a tutti e bentornati su New Super Mario Bros. Deluxe. E sugli scorsi episodi li ho sempre finiti solo con io che saluto e non con la solita schermata in cui mostro i video precedenti, perché non voglio perdere troppo tempo. Sono comunque video molto corti e corti resteranno, a parte il primo che la registrazione è durata 20 minuti, il video finale non lo so, ma la registrazione è stata infinita, mamma mia. Ok, oggi completeremo le ultime sfide presenti, le sfide varie. Cominciando da tipi focosi. Schivi le palle di fuoco per 15 secondi o più. In pratica è un minigioco di sopravvivenza. E dobbiamo sopravvivere ai due Fire Bros. Più tempo sopravviviamo meglio è. Possiamo sopravvivere per sempre teoricamente se siamo bravi a giocare. Medaglia di bronzo ce l'abbiamo sicuramente. Quando sparano e sono coordinati è molto molto positivo, perché vuol dire che posso fare solamente un salto. Ok, ok, ci sono andato vicino alla morte. Ok. Per 9 centesimi di secondo. Wow. Va bene, ci sta. Lo accetto. Ok, un'agile planata. Ottieni gli 1-up e arriva al traguardo con la tuta da scoiattolo volante senza toccare terra. Non dobbiamo toccare terra, dobbiamo raggiungere il traguardo e dobbiamo prendere 5 funghi vita. Ok. Se tocchiamo terra sarà morte istantanea, come se toccassimo la lava. Ok, wow. È stato molto rischioso. Ho sbagliato, vero? Sì. Un secondo però forse... No, che non ce la farò mai. Ecco, morte istantanea appena tocchiamo terra. Allora, forse dovrei studiare meglio il terreno. Va bene, intanto cominciamo a partire. Forse sapete cosa dovrei fare? Ok, andare così, ma... Ok, dicevo, una volta preso quello in alto, non andare su quello subito sotto, ma andare su quello più in basso. Per poi saltare su quello sotto successivamente e poi su quello a destra. Così funzionerebbe molto, molto bene. Ok, anche appena perdiamo il fungo ghianda sarà morte istantanea, perché chiaramente non possiamo più volare, quindi... Ok... Cosa... Forse devo fare il... come si chiama? Il twirl in aria, che non è un twirl, è un tuffo in aria. Un salto in aria. Ok, comunque... Non dovremmo metterci troppo tempo. Che strano però, mi ricordavo che ci fossero più missioni in questo gioco. Spero che compaiano dopo, perché sarebbe un po' triste se davvero ci fossero solo queste. Ok, allora intanto vai... Così, perfetto, 4, e con l'ultimo paracupa, fine livello. Potevo prendere save texture, che ci penso, se fosse arrivato in cima, forse. Se non ci sono altre missioni, mi sa che abbiamo già finito. Nuova sfida disponibile. E qua non più, ok, va bene. Planata senza soste. Usa i tuoi poteri da scoiattolo volante per arrivare al traguardo senza toccare terra. Ok, quindi devo fare attenzione agli spunzi di pietra. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Ok, perfetto. Non devo perdere ovviamente il power up, ma posso toccare i nemici, quindi cosa molto positiva. Posso prendere vita extra teoricamente. Mi chiedo se ci sia... Ah no, secondo, non ci sono obiettivi. Devo solamente arrivare al traguardo. Ok, sì. Appena prendete il power up è morte istantanea, come vi dicevo prima. Ok, queste
missioni non sono particolarmente lunghe, ma sono comunque intrattenenti e abbastanza complesse, quindi ottima cosa. Ok, forse devo schivarlo meglio, oppure andare avanti senza preoccuparmi troppo e saltare su quella roccia per qualche hitbox strana di questo gioco. Perché sì, questo gioco ha hitbox molto strane. Ok, hitbox strani che poi vengono riprese da Super Mario Maker 2. E Mario Maker 2 è un gioco bellissimo che prima o poi porterò senz'altro, magari quando sarò un po' più conosciuto, perché ora come ora non c'è nessuno che possa andarmi i livelli. Forse devo andare più a sinistra. Perché continuo a dire forse e poi quello che avrei dovuto fare? Devo semplicemente riprovarci. Ok, sì, medaglia d'oro comunque è solamente sfida superata. Prendere vita extra o non rimbalzare su niente così impossibile è inutile. Perché... ok, non ci sono missioni da svolgere, quindi... ok, fammi rimbalzare su questo, grazie mille. Vita extra ottenuta. Corri. E ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ok, sì, sono stato in silenzio per quest'ultima parte, per questi ultimi secondi, ma dovevo concentrarmi per non essere colpito dagli sponzi di pietra. Medaglia d'oro ottenuta. Forse più sfide si sbloccano se completo il gioco. Ok. E vorrei farvi notare che questa era difficoltà 2 stelle e questa era difficoltà 3 stelle. E l'ho completato praticamente subito. Va bene, non importa. Torniamo al menu principale. E a meno che non trovi qualcos'altro a fare, tipo partita turbo, cos'è? Usiamo Mario, sì, a caso. Oh. Ok, ci sono altre sfide queste. Ok, sì, allora mi sa che non è ancora finita questa serie. Va bene, queste in effetti non le ho mai fatte, ora che ci penso. Va bene, nella prossima parte di New Super Mario Bros. Deluxe completeremo le partite turbo. Sempre con il mio Mii, perché sì. No, fermo. Quindi sì, alla prossima.